Il gruppo Cartario Progest di Treviso, proprietario fra gli altri di tre stabilimenti in Lucchesia, le due aziende Tolentino di Capanori e la Ondulati Giussi di Altopascio, a fronte dell'incremento del costo del gas, ha deciso di fermare la propria linea di produzione del tissue, che ha sede a San Gennaro e in altre cinque cartiere in Italia. I costi troppo alti hanno imposto lo stop. 9 macchine continue di carte sono state fermate, mentre per ora prosegue la linea imballaggio e trasformazione, prodotta nelle altre due aziende Progest sul territorio. La decisione mette comunque in allarme l'intero comparto cartario. Bruno Zago, presidente di Progest, non lascia spazio a interpretazioni. Vendiamo la carta a 680 euro a tonnellata, ha spiegato, ma per produrla oggi occorrono 750 euro soltanto per il gas. Oltre ai rincari energetici, prosegue Zago, è aumentato anche il costo delle materie prime e dei trasporti. Se nell'arco di qualche giorno il quadro non sarà rientrato in margini compatibili con la redditività, la Progest ha anticipato che procederà con la richiesta di cassa integrazione per i dipendenti. Il gruppo conta in Italia circa 400 addetti.